Oh.
Dante Signore, figli di Dio, Dante Signore, gloria e potenza, Dante Signore, la gloria del suo nome, prostrate del Signore, iniziate a tormenti. Salmo privato Deus come in la verità, gloria a Padre e a Figlio e Spirito Santo, Yeah.
Aleluia.
specchia nel mare, tu nel cielo pensi a tutti i figli tuoi, tutto puoi vicino al tuo Gesù. Sulla strada Thank you.
sospiruti subito su un'immensa, con un sorriso creata sintonia. Sove vite Jesus, virtute Spiritus, santi tutti, superam creatura. Ot via capa, santificata, in nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Et igitur omnipotens Deus, Altissima Salus, et respecto perpetus, humilde rogamus et reius, ut nos exsalta omnias, et miseriam regimus nostris, quam eius obicumque ego spexa fueri, fiat Dei iumente, causa mulita, signio omnis. Areato quoque per me, tum gratia, in santos, fide, verba, spergenta, caritate perfecta, gaudium verum, onore me, verum. Ut omnes valori, invini spiritus, ad me espellandu, esse patremu, per Christo Dominum. Santum, Padre venerabile Dei, omnipotens, ide sua potentia, converti divino, suspendi super, Celos, congregati in terra. In sui mari, vide arcanis de gnosius, medis muere, recede, eita ad usus omnum, e clavatum Dei, eita sedientius. Potum subministrabit, super aqua exa spiritum, domum non non sono per Papa, senza che ci accompagni. A Dio e a te, natura Padre, presso di forma, Spirito Mandei, a Dio te, per nome, onde San Giovanni, a Dio te, per voce, non è più, conoscandis, rementi e piacereste seregis, a Dio te, per il tuo mistero, e può Papa per russa, stato in russa e in saese. A Dio te, per elfi, omne real, ne condenas ocio unitatis me, se desperas omne unum. Omnes sabentes ad restaurum, omnes fascinationis de Iaco, sive spiritum in un nomo, sive violatorum, sive evangelium, sive exicolazione, magiciatis, sive pregatorum, argumenta, sive dracum, e omnum corpucum corpem, liberato via, imperato di Dominus, Jesus Christus, Vinus, de Vinti, Quarto Locus, ut aspersa vulis, in nomine di San Paolo. Sive in Ominus, sive Dominus, sive Vines, sive Dominus, venda in Vus, venda in Vus, sive in Serenatis Carmis, sive Anonimus, Omucata Vulis, sive in Avimus, sive in Mati, sive in Parodimus, sive in Quantumque, che dura bene in comunque l'opera spessa, pueris, sive super in Vilmum, per la Quentem, sive in Vodum, tanto pueris, omni in Vani tutti in Tedentio, Pato Valenti Spiritus, in prestazione, per cus, vox esperas, et escutas, omne malignum ut cosito homo velocius sanum subir per virtute del nome nostri Gesù Cristi, qui ne predici, ne respiri, ne per computare, od est qui nomen extra Deus. Thank you.
nostri al mondo schiuso dai tuoi occhi. Toro ai tramonti, all'alba spunti in fiore. È come miele abbandonarsi a te. Yeah.
meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra le genti, il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi credi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza, a uno, nello stesso Spirito, la fede, a un altro, nell'unico Spirito, il giorno delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendo a ciascuno come vuole. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Particolare della fede
della cultura, della tradizione, della spiritualità, di questo posto segnato da tanti e tanti secoli. Secoli che hanno trasmesso fino ad oggi questo rito particolare, unico nel suo genere, che viene celebrato in questa abbazia santuario che i monaci celestini hanno con tanto amore trasmesso fino a noi. E dobbiamo essere grati ai padri, agli antenati che con tanto amore hanno vissuto nella fede tutto questo. Siamo qui oggi, come ogni anno, nella seconda domenica dopo le feste di famiglia, a celebrare un rito sul distinto, di cui appunto questo santuario conserva ancora la prima stampa, che io ho usato, ecco, trovate la lettura di tutte queste preghiere e questi esorcismi, proprio per essere in diretta comunione con quelli che ci hanno precedenti. E questo rito di oggi vuole come prima cosa sottolineare la moderna sollecitudine di Maria nella nostra vita. La Madonna come mamma buona e perdonosa, come alle nozze di Cana, intervenne nel suo figlio per ottenere quel famoso primo miracolo dell'anno infinito in quelle famose vetre che, come esemplari, da secoli qui sono conservate insieme all'icona della Madonna attribuita all'Evangelista San Luca. Sono, ecco, questi cieli il segno eloquente oggi per noi, perché la parola di Dio non è qualcosa di ieri o di oggi, ma di oggi, di domani e di sempre, perché la parola di Dio è spirito e vita, è parola di vita eterna. E qualora, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Maria interviene in quel momento particolare. Gesù dice che non è ancora giunta la sua ora, ma l'intervento della Madonna ci fa capire una cosa, che un figlio, specialmente Gesù, non può opporre un rifiuto alla richiesta della madre. Fate quello che egli vi dirà. E che cosa voleva dire adesso? Se non quello che poi subito dopo ha fatto, avvincete e portate a me questo miracolo. Questo primo miracolo di Gesù ha un significato grande, perché si pone all'inizio della vita pubblica di Gesù. Già domenica scorsa abbiamo visto il suo battesimo nel Giordano, e come tutti gli altri sceglie quelle acque. Ma non perché quelle acque dovevano a lui comunicare qualcosa. È lui che ha comunicato a quelle acque quella potestà soprannaturale di poter rigenerare alla vita della grazia del battesimo che noi abbiamo ricevuto, che tutti riceviamo. E così quel primo miracolo di Gesù, quel segno, ecco, che mangiavano di segno, l'inizio di questi segni pubblici di Gesù, mettono alla portata di tutti che la persona di Gesù non è uno qualunque, è veramente il figlio di Dio sceso e venuto in mezzo a noi. Per cui è significativo che il primo miracolo di Gesù avviene proprio lì a Cana di Galilea, in quell'occasione, nell'occasione di una festa, e di una festa di matrimonio, in un ambito di festa familiare, a sottolineare l'importanza del matrimonio e della famiglia agli occhi di Dio. Guardate caso, un tema oggi così importante e così attuale
con tutto quello che vediamo che sta succedendo in questo campo. Gesù stesso, come abbiamo visto e meditato nel mistero della Natale che abbiamo appena celebrato, è venuto a venire in questo mondo non direttamente dal cielo, ma attraverso una famiglia, attraverso Maria, attraverso quei sì di Maria, eccomi, sono la serva del Signore. Gesù quindi è venuto per Maria, e quindi una famiglia simile alla nostra, Maria, Giuseppe, il bambino, sono questi tre personaggi fondamentali che abbiamo guardato, contemplato pochi giorni fa nel presepe. E allora capiamo da tutto questo come davanti al Signore è importante la famiglia, e non per caso alla fine delle litanie è stata aggiunta anche regina famiglia, Maria regina della famiglia. Perché guardate, con la crisi di oggi, con i problemi di oggi, con le difficoltà di oggi, che poi non sono solo oggi, sono sempre stati i problemi e le difficoltà, se noi facciamo regnare Maria al centro di ogni famiglia, i problemi e le difficoltà si affrontano e si superano. Qual è il problema? Prima la famiglia era veramente, autenticamente cristiana, aperta e viveva i valori e le comunicava, li trasmetteva con umiltà e con amore, ma con determinazione. Oggi, qual è il problema? Che nelle famiglie non regna il Signore. Nelle famiglie di oggi c'è tanto egoismo, c'è un esagerato egocentrismo, non c'è quell'apertura alla comunione, al dialogo, alla preghiera, non c'è quella fede che deve contraddistinguere la famiglia di oggi come la era prima. La famiglia non trasmette più ciò che ha ricevuto. Perché noi abbiamo tanti valori e li viviamo? Ce li hanno trasmessi, ce li hanno comunicati, e coloro che attraverso il matrimonio hanno realizzato oggi le famiglie, hanno trasmesso. Come dobbiamo fare? Ma tutto ciò di famiglia non funziona qui e non funzionerà. E andiamo già in cerca di acquasare, di acquisare, di incensi, questo è quello, come se fossero degli acquisti. Ma non è così. Il problema è convertirci al Signore, è impegnarci a cambiare la nostra vita e cominciare a vivere sul serio il nostro essere famiglia, soprattutto fondamentalmente il nostro essere cristiano. Sul serio, cominciare a vivere, non andare in giro da una vita magica. Prendo acqua, prendo questo, prendo quello e sto a posto. E poi non c'è la preghiera, non c'è l'eucaristia, non si vive i sacramenti, non c'è nulla, ma che facciamo? Andiamo in giro di pacchetti magici. È Dio che deve dare la nostra vita, è Lui che deve trasformare, cambiare la nostra vita, mutarla, come Gesù a causa di lei ha trasformato l'acqua in vino. Così dobbiamo fare in modo che la grazia di Dio opera nella nostra vita per cambiarla totalmente, trasformarla in Lui. Quindi allora vedete come è importante questo inizio di Gesù della sua vita pubblica, l'acqua a Cana di Galilea. Ma quel simbolo dell'acqua che cambia il vino sta a significare la nostra vita che deve mutare, che si deve trasformare, che dobbiamo sempre più entrare nella logica e nella vita stessa di Dio. Vedete quando facciamo il territorio, ogni volta che diciamo la festa,
Quando il sacerdote mette quelle poche gocce d'acqua nel calice, che cosa dice? Quando oggi il canto di offertorio si ascolta, perché vedete la voce, l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con lui, con la natura divina, di colui che ha potuto assumere la nostra natura. Quindi l'acqua rappresenta la nostra natura umana, che si trasforma, che si divinizza, possiamo dire, in lui, in Gesù Cristo. Quell'acqua diventa vino, che è il vino della gioia, il vino della festa, dell'esultanza, del banchetto. Se voi leggete il Vangelo, spesso Gesù usa questa similitudine, questa immagine del banchetto, della gioia, della festa. Il Signore preparerà su questo mondo, già nel Testamento, un banchetto per tutti i popoli. Ricordiamo la parabola delle vergini sagge e delle sorte. Le sagge pronte entrano appena il loro sposo alla festa nuziale. Quindi l'immagine della festa nuziale è l'immagine della pienezza, della salvezza nel regno di Dio. La salvezza di Dio. E spesso Gesù nel Vangelo usa l'immagine del banchetto, della festa nuziale, per farci capire in che modo noi partecipiamo a quella che la vera e definitiva festa nel regno dei cieli. Quindi il vino è la festa, è la gioia della nostra comunione con lui e partecipazione della sua vita divina. L'acqua e il vino. Ma in questo miracolo di Cana di Galilea noi vediamo prefigurato la pienezza stessa della missione di Gesù Cristo, che è missione di redenzione, di salvezza del genere umano. Infatti, il primo miracolo di Gesù è ben connesso con la fine della vita su questa terra di Gesù. Quel vino, quell'acqua trasformata in vino, ci ricorda quelli che poi sono la trasformazione del vino nel sacramento dell'Eucaristia, nel giorno di santo. L'acqua in vino, il vino in sangue. Vedete la connessione che c'è. C'è tutto il mistero della salvezza che è sintetizzato nella croce di Cristo, sulla quale egli ha donato la vita per noi, ha offerto il suo sangue per la nuova ed eterna alleanza, come diciamo durante la messa. E quindi allora quel vino, il giorno di santo, Gesù lo riprende di nuovo. Prendete qui, questo è il calice del mio sangue. L'acqua si trasforma in vino, il vino si trasforma nel sacramento del sangue di Gesù, sparso per voi, donato per voi. Questo è il mio sangue. Vediamo qui l'acqua e l'omega del piano della divina redenzione. Gesù che viene nel segno delle acque, che è l'inizio della sua pubblica missione di redenzione dell'umanità, entra nel mondo e poi esce dal mondo con la sua morte donata volontariamente sulla croce. Si parte dal sangue significato, simboleggiato nelle acque di Cana di Galilea, trasformato in vino, per poi capire alla fine della sua vita che è quel vino e il suo sangue per sangue. Allora, cari signori, ringraziamo il Signore per tutto questo. Ringraziamo Maria per il suo sì, detto a Dio attraverso l'angelo, perché Dio si è voluto servire di lei, di questa umile e dolce creatura, che con il suo sì, eccomi, sono un servo del Signore. Si è trovato nuovamente nelle mani di Dio, perché questo grande mistero si realizzasse. E allora, ringraziando Maria,
preghiamo, Maria, perché ci aiuti a prendere coscienza ogni giorno di essere figli di Dio. Gesù, figlio di Dio, si è fatto uno di noi per elevarci a comunione con lui. E allora Maria ci accompagna nel nostro regno. La sua bella sollecitudine ci incoraggi nelle difficoltà e nelle feste che incontriamo in questa vita. Se siamo con lei, se ci lasciamo guidare da lei, se siamo mano nella mano con lei, con il figlio e portato con mano dalla Marta, allora noi saremo coraggiosi, saremo forti, perché con sostegno di Maria, nostra madre e regina di misericordia, affronteremo, supereremo tutte le difficoltà e certamente in lei e con lei tutto riceveremo dal suo figlio Gesù. Ogni grazia, ogni benedizione celeste per essere giorno per giorno sempre più veri, autentici cristiani, per rendere ogni giorno testimonianza con la nostra vita. Amen. Jesus Cristo.
Memoria
mortis in vivo mortis, et resurrezione di sede sottilitone, pane vite, et de carice salve di soffrenus, grazie a sta gente se che non so dignos, arguisti a stare, corante, et di ministrare, et de soffrices de pregamo de corpus, et de sanctis Christi mortices, asti tu santo con un genere di lui, per ordine di donne e del Signore, tocco opere di luce, o te ame caritate, per il chiasso una lunga, nostro Cristo e Cristo nostro, angelo di verso prego. Memento che ti ha dato lo strono, rispetto su il suo inizio di ogni uno di tua miserazione di un dono, e di nostri nomi molto sudamente, ogni nostro, verso il suo miserere, o tu compiate te, gentile Virgine Maria, beati salvosto in Sidominus Santis, via Dio sempre un proprio, e verbo in vita veniamo, este consortes, e il Deo Deus, e il Glorificemus, per Figlio Mundum, Gesù Christum. Thank you.
Oremus, sovente sovente celeste sacramento Christus, clemenza tua, porto qui le beate Virgini Maria, commemorazione d'età, e io te invito in ispirazione, e del giorno se lo stesso linee, parliamo se fa parlare, e Cristo, Domino nostro. Benedicato Apostolico Zeus, Padre e Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio. Alla fine della celebrazione eucaristica, senza troccarsi, in via per uno, tutti entrano di qua e riscoprono là, per prelevare l'acqua che è stata appena benedetta da portare nelle vostre famiglie in segno di benedizione. Non è un amuleto, ma è segno del nostro battesimo, segno di benedizione, segno che ci spinge a vivere nell'amore e nel cuore di Dio sotto la materna protezione della parola. Quindi il Signore Bruno si entra per vivere il campanile e si esce per il corpo, così non c'è confusione. Poi volta la Chiesa e quindi non parla a cosa tanta c'è in abbastanza. Adesso ci sono già le confide preparate uscendo qui alla destra.